Intensificati i controlli dei carabinieri della compagnia di Ivrea. A Ivrea, mercoledì mattina, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un epargliese di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri di Strambino Ivrea hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno rinvenuto e sequestrato 436 grammi di hashish suddivisi in 5 panetti. Circa 10 giorni prima, sempre a Ivrea, i carabinieri di Strambino avevano arrestato un 32enne di Scarmagno, trovato in possesso di 1 chilo di marijuana e 200 grammi di hashish. I carabinieri di Settimo Vittone hanno denunciato per detenzione con il dispaccio due studenti pugliesi di 18 e 17 anni. Per lo stesso reato a Pont, i militari hanno denunciato un studente di 18 anni del posto. Durante i controlli svolti a Ivrea, nella notte tra mercoledì e giovedì, quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni, controllati a bordo di un'utilitaria, fermano un parcheggio pubblico, sono stati segnalati alla Prefettura di Torino per uso personale di sostanze stupefacenti.